Eccoci qua, benvenuti, ben ritrovati Ottoliner, benvenuto Tommaso, nuova puntata della rassegna stampa del venerdì, appunto, con, come sempre, con il nostro carissimo Tommaso Nencioni. No, di solito ho qualcosa da dire per iniziare. No, la cosa da dire per iniziare oggi, a parte la guerra, appunto, uno dei temi caldi è la polemica di Giorgetti con gli altri paesi dell'Unione Europea per la firma della riforma del patto di stabilità, e una volta tanto, diciamo, possiamo dire, possiamo dare ragione a Giorgetti. Ovviamente l'unica opposizione a Giorgetti viene fatta dai giornali mainstream da destra, e quindi, diciamo, una strumentalizzazione, un appecoramento totale alle logiche, di nuovo di austerity che la riforma del patto di stabilità, per come sta, insomma, è portata avanti, reintroduce, per alcuni aspetti addirittura anche più feroce rispetto al vecchio patto di stabilità, nel senso che il vecchio patto di stabilità almeno non veniva rispettato, ecco, quindi c'aveva quell'aspetto positivo lì. Oggi ci sono, diciamo, sulla carta in qualche modo è migliorativo, però in realtà rischia di essere fortemente peggiorativo, a parte perché introduce, diciamo, la necessità di andare ben sotto il parametro del 3% del deficit, che è un po' quello sul quale Giorgetti giustamente si è impuntato, ma anche perché, diciamo, prevede degli strumenti di intervento sanzionatori, eccetera, più chiari rispetto a quelli del vecchio patto di stabilità, che appunto sostanzialmente veniva poco rispettato, e quindi lasciava un po' di margine di manovra. Però mi chiedo qua, si parte subito, Nencius. Sì, anch'io, diciamo, per le cose italiane sostanzialmente me l'ho segnato questo, più un'altra cosa per l'INA, perché insomma, perché poi in realtà i giornali, ora io eviterei di parlarne, però insomma parlano anche le questioni interne un po' ai partiti, perché comunque sia piano piano, no? Cioè, le elezioni, la prossima tornata si avvicina, a un modo di dire, perché mancano ancora 6 mesi, però insomma si comincia a parlarne. E una delle città al voto, a quanto ho capito, è Perugia, e su Perugia c'è un'intervista a Sanse Cosmi, che io pensavo fosse un fascista di quelli, sai, un fascista di quelli di Sansepolcro, e invece no, è un compagno, e quindi parla della situazione della sinistra a Perugia, vedendo magari poi gli si dà un'occhiata. Non ho detto solo il titolo, però ovviamente invece la questione più grossa è quella del patto. Della riforma del patto di stabilità e delle conseguenti e legittime, ovviamente, perplessità di Giorgetti. Per inquadrare la questione del patto di stabilità, io più che altro avevo visto la stampa a pagina 10, ma insomma, prendo quella come se ne potrebbe prendere mille altre, perché appunto, come dicevi te, la sostanza è sempre quella dell'opposizione, diciamo, da destra al governo, però questo mi sembrava quello un po' più argomentato. Allora, prima di entrare, che quello della stampa è descrittivo, eccetera, però prima di entrare nello specifico, appunto, volevo soltanto sottolineare la prima pagina di Repubblica su questo tema, che appunto la capacità di posizionarsi immediatamente all'estrema destra dell'arco politico, diciamo, dà sempre delle chicche notevoli, grazie, insomma, anche al buon vecchio Maurizio Molinari, che insomma ha fatto ancora più danni di quelli che già erano stati fatti in passato. Infatti i due editoriali, i due commenti sulla questione, appunto, il titolo è "UE l'Italia resta sola", una volta tanto, diciamo, ha ragione, e i commenti sono: la paziente d'Europa, scrive Andrea Bonanni. I governi della UE hanno raggiunto un'intesa di massima sulla riforma del patto di stabilità, che segue le linee indicate dalla Germania e avversate dall'Italia. Guarda un po', per il ministro Giorgetti, presente alla riunione, è una sconfitta cocente. Quindi questa è la cosa che interessa, diciamo, alla Repubblica, è proprio nel senso che l'Italia sia sconfitta, ecco, non, è proprio una dichiarazione di guerra all'Italia, ecco, quella di Bonanni.
Sarebbe addirittura meglio restare con le vecchie regole, fa dichiarare dai suoi al termine dell'incontro. E appunto, secondo la logica, quella che vi ho detto prima, che almeno le vecchie regole un po' nessuno le rispettava davvero, ecco, e non c'erano particolari meccanismi sanzionatori. L'altro commento è appunto affidato al sempre pessimo Claudio Tito, che scrive: se il nostro paese disorienta i partner, ecco, dobbiamo stare attenti a non disorientare i partner un po', e non si capisce più cosa voglia l'Italia, mentre si capisce benissimo cosa vuole l'Italia. Non vuole il deficit, l'obbligo del deficit sotto il 3%, che per noi è completamente insostenibile, soprattutto ora che siamo in recessione. Cioè, diciamo, chiaramente dal punto di vista macroeconomico, quel patto, i vincoli che impone il nuovo patto di stabilità sono completamente irrazionali, completamente prociclici in una fase di recessione. Quindi cosa vuole l'Italia è assolutamente chiaro, è quello che vorrebbe qualsiasi persona senziente nel mondo, insomma. Quando finisce la riunione dell'Ecofin, che per la prima volta apre concretamente la strada alla riforma del patto di stabilità, i principali partner europei, a partire da Francia e Germania, restano sbalorditi dalle minacce di porre il veto sul testo avanzato dalla presidenza di turno spagnola. Ecco, questo semplicemente per sottolineare, ora poi andiamo più sulla descrizione, sottolineare insomma l'alzata di scudi che è appunto anti-italiana e anti-ragionevolezza, insomma, dei giornali mainstream nostri. Vai, Nenchos, spiegaci con la stampa un pochino di cosa si tratta nel concreto. Sì, esatto, appunto. Io poi dopo quegli articoli lì me li ho segnati, però se Dio vuole tu l'hai anticipato te, così io nemmeno li rammento, perché mi fanno senso. Però appunto nella concretezza, cioè, la stampa a pagina 10 un po' ricostruisce lo scenario di fondo, appunto dice: Francia e Germania hanno deciso di marciare spedite fianco a fianco verso la riforma del patto di stabilità. E nei giorni scorsi il ministro tedesco Christian Lindner, il nostro amico, no, se ne era, mi pare se ne era già parlato di lui in varie occasioni, cioè diciamo, ricordiamolo comunque, è ministro del governo tedesco, del governo di sinistra tedesco, però in quota liberale. È andato a Parigi per incontrare il suo omologo Bruno Le Maire. Ieri, a margine dell'Ecofin, che è la riunione dei ministri del tesoro e delle finanze dei paesi europei, i due hanno annunciato che nei prossimi giorni il francese volerà a Berlino per definire i dettagli dell'intesa. Anche per questo la ministra spagnola Nadia Calviño ha già avvertito i colleghi che convocherà una riunione straordinaria dei ministri delle finanze per fine novembre, forse il 23. L'obiettivo è chiudere all'Ecofin dell'8 dicembre, ma c'è un problema. L'Italia non è affatto d'accordo con la proposta attualmente sul tavolo. Si tratta di un ostacolo non di poco conto, visto che la riforma del patto è composta da tre diversi regolamenti, due dei quali possono essere approvati a maggioranza qualificata, ma il terzo richiede l'unanimità. Qui è il problema. Roma ha dunque il potere di bloccare l'intero pacchetto, e comunque anche a Bruxelles sono consapevoli che una riforma di tale portata non può essere portata a termine senza avere a bordo anche l'Italia. Meno male. Da qui si capisce che gli europei sono più sensati di Repubblica. Si continua dunque a negoziare, nei palazzi UE c'è ottimismo. Già nei prossimi giorni ripartiranno i contatti tra gli esperti delle capitali per cercare di trovare un equilibrio in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Ma oggi il governo Meloni sembra essere più lontano da un'intesa. C'è ancora molto lavoro da fare nell'ultimo miglio che dobbiamo percorrere, ha ammesso la spagnola Calviño, ma come nel cammino di Santiago cominciamo a intravedere la cattedrale. La Spagna vorrebbe passare subito alla traduzione nei testi della Landing Zone presentata ieri, vale a dire il documento che stabilisce i punti chiave della riforma: la salvaguardia sul debito, quelle sul deficit, gli incentivi agli investimenti, gli strumenti per rendere efficace l'applicazione del nuovo patto e le sanzioni in caso di violazione. Parigi e Berlino sono riusciti a trovare un'intesa sulle misure di salvaguardia per garantire che il debito sia effettivamente messo in una traiettoria discendente al termine del percorso di aggiustamento. Verrà stabilito un parametro di riduzione minima annua del debito, anche se questo verrà applicato nei 4 anni successivi al piano e si calcolerà nella media del quadriennio. Tradotto in italiano, ci scrivono loro le finanziarie.
Al momento però l'entità di questo taglio non è stata ancora quantificata e la cifra dovrebbe comparire sul tavolo soltanto dopo il confronto tra l'Emery e l'Inter. Sto lavorando con il mio amico Christian per cercare di trovare un accordo franco-tedesco, ha spiegato il francese. Il suo collega ha rivendicato le modifiche apportate alla prima proposta di compromesso spagnola, visto che l'ultima versione va molto incontro alle richieste di Berlino. Il carattere delle proposte di cui stiamo discutendo è cambiato. Ora è generalmente riconosciuto che abbiamo bisogno di una linea di sicurezza per ridurre il deficit, il debito nazionale e anche che sul deficit di bilancio servono alcune considerazioni specifiche. Il riferimento è al nuovo parametro che imporrà agli stati di portare il deficit ben di sotto del 3%, con un margine di sicurezza la cui quantificazione sarà oggetto di negoziati la prossima settimana. Parigi lo ha accettato, mentre per l'Italia si tratta di un ulteriore fardello difficile da digerire. Il tempo però stringe, la Commissione e la Banca Centrale Europea premono affinché si trovi un'intesa tra i governi entro la fine dell'anno, in modo da passare ai negoziati finali con il Parlamento nei primi 3 mesi del 24 e avere il nuovo quadro normativo pronto per aprile, quando i governi dovranno presentare i loro programmi nazionali di stabilità. Non solo, raggiungeremo un accordo entro la fine dell'anno, ha detto ieri il ministro Luis de Guindos, vicepresidente della BCE, è fondamentale per dare un messaggio di stabilità ai mercati. Questo è quanto. Quindi, Cerco un po' di dire cosa c'è scritto in qualche modo, è molto importante. Allora, primo punto, si parla appunto comunque di manovre procicliche, cioè questa è chiaramente un'impostazione prociclica che approfondisce la recessione. Approfondisce la recessione in particolare in una situazione in cui gli altri competitor sono, soprattutto gli Stati Uniti, un paese che, dove il debito pubblico è esploso, il deficit è al 7, 8, 10% e continuerà ad esserlo sostanzialmente ad oltranza. Quindi, perché? Ma perché siamo così folli? Questo è il processo che, diciamo, ultimamente ci siamo, scusate se siamo anche un po' pedanti e didascalici nel raccontarvi questa cosa qua, però è talmente, diciamo, la realtà è talmente il contrario di quello che c'è scritto sulla stampa e su Repubblica che ci sembra importante, e poi poca capacità, insomma, non c'è una voce alternativa, ci sembra importante ricalcare. Cioè, questo è perché, diciamo, il piano è quello di incentivare la finanziarizzazione dell'economia europea e permettere, diciamo, alle oligarchie europee di continuare avere la giustificazione, diciamo, macroeconomica, strutturale, anche formale, no? Scritta sulla legge, di estrarre plusvalore dalle economie nazionali per portarlo nei tavoli, nei casinò delle bolle speculative statunitensi. Questa è una manovra dello 0,1% contro l'Europa, no? Questo è il nuovo patto di stabilità, o anche, diciamo, l'alternativa al nuovo patto di stabilità ovviamente sarebbe il ritorno al vecchio patto di stabilità, perché la sospensione appunto finisce, però appunto con questa differenza qua, che il vecchio patto di stabilità, che è più rigido anche a parte sui parametri del deficit, però sul rientro del debito è più rigido, assolutamente insostenibile dopo l'ondata di debito che c'è stata in particolare con la crisi pandemica, però appunto in quel caso lì erano poco chiari e poco cogenti come si dice, gli strumenti sanzionatori nel caso che uno non rispettasse il patto di stabilità. Quindi questo, diciamo, torna un pochino indietro o diciamo è leggermente migliorativo del vecchio patto di stabilità per quello che riguarda il rientro sul debito pubblico, quindi la quantità di riduzione in percentuale al PIL del debito pubblico anno per anno, perché quella del vecchio patto di stabilità semplicemente non è realistica, non in nessun modo può essere ottenuta, raggiunta, eccetera, e quindi è un pochino più realistica da quel punto di vista là, però introduce strumenti nuovi che permettono di garantire che quel rientro lì, un pochino più realistico, venga fatto effettivamente. Rientrare dal debito pubblico in questa fase qui, appunto, è un'operazione prociclica che uccide l'economia europea, semplicemente perché appunto i soldi si fanno in un altro modo.
modo. E quindi, diciamo, il giochino è un po' quello. Quindi il problema, ovviamente, palesemente, sarebbe quello di battagliare, diciamo, a livello di opinione pubblica da sinistra affinché Giorgetti trasformi queste sue perplessità invece in una linea dura di out-out, per cui noi non possiamo accettare nessuna manovra prociclica in questa fase qua. Dobbiamo ragionare di come si fanno manovre anticicliche e di dove si trovano i soldi, di cosa si mette sul piatto per fare cosa. Questa dovrebbe essere la battaglia normale, insomma, per qualsiasi classe dirigente che difende l'interesse nazionale. Giorgetti ovviamente non ha nessuna intenzione di fare questo. Giorgetti è completamente complice, diciamo, del piano europeo di distruzione dell'economia europea a favore delle oligarchie nazionali, però appunto cerca un attimo di dosare questa cosa qua e arriverà a un compromesso sui termini specifici di questa cosa qua in modo che sia sostenibile, che non, insomma, che il prossimo anno non bisogna ridurre dell'1% ancora la spesa sanitaria, che il prossimo anno insomma, non bisogna intervenire di nuovo contro le pensioni, e che il prossimo anno non si debba di nuovo intervenire per levare il cuneo fiscale. Penso, tra l'altro, è una delle cose principali, che è sostanzialmente un regalo alle aziende. Quindi, diciamo, in qualche modo Giorgetti vuole anche mantenersi il margine per continuare a fare regali alle aziende. Ricordiamo, il 10% della manovra di quest'anno sono di nuovo incentivi a pioggia, a cazzo, a aziende che fanno già una marea di profitti, che non reinvestono nell'economia reale, ma che portano direttamente nelle bolle speculative statunitensi. Quindi, diciamo, il problema nostro dovrebbe essere appunto completamente l'opposto a 180 gradi di quello che viene scritto su Stampa e Repubblica, e dovremmo invece incalzare il governo e dire: guarda, qui bisogna portare a casa qualcosa che non sia in maniera così spudoratamente prociclico. E la, diciamo, la differenziale di posizione tra l'Italia e la Francia è appunto, sta nei pochi punti di differenza di debito rispetto al PIL che avvantaggiano un po' la Francia, e anche di deficit rispetto al PIL che avvantaggiano la Francia, per cui, diciamo, il compromesso tra Germania e Francia si trova appunto settando gli obiettivi in modo che la Francia non sia esageratamente penalizzata, ma quegli obiettivi lì, diciamo, in realtà, per quanto ci riguarda noi, che abbiamo un debito più alto e quindi una necessità di fare anche più deficit, perché abbiamo tutta la parte di cioè noi 3% sostanzialmente di deficit si raggiunge anche solo esclusivamente pagando gli interessi del debito che abbiamo. Quindi, diciamo, il nostro margine è assolutamente risicato. Quindi la partita è tra loro che si cercano di trovare una quadra in questa cosa qua, rimanendo penalizzata l'Italia, che avrebbe ancora più necessità di svendere i beni di famiglia, e al banchetto parteciperebbero ovviamente non solo gli statunitensi, i fondi speculativi statunitensi, come abbiamo visto ora, ad esempio, il caso di KKR con TIM, ma anche, diciamo, Vivandia, come cazzo si chiama, non mi viene il nome, insomma, comunque il fondo, l'asset manager più grande d'Europa, che è francese. E poi, allo stesso tempo, massacrando, insomma, costringendo, cioè restringendo i parametri macroeconomici, quindi mettendo in difficoltà tutto il tessuto delle PMI, di nuovo una ottima opportunità di shopping a basso costo da parte dei capitali relativamente più forti europei del nostro paese. Quindi, diciamo, questo è un po' il quadro. Il problema sarà appunto che Giorgetti non punterà l'asticella sufficientemente alta, perché queste restrizioni da nettamente, chiaramente procicliche, diventino un po' più anticicliche. Questo è il problema. Quindi è l'esatto contrario di come ce lo raccontano i giornali mainstream. Prego, Nencios. No, sì, anche perché, no, secondo me qui al costo poi di saltare vari articoli vale la pena, insomma, soffermarci, perché appunto qui il problema è che c'è la questione di aprire il mercato dell'assicurazione sociale, della sanità e delle pensioni. Cioè, questi sono settori che in Europa vanno aperti al mercato, anche perché gli imprenditori europei non producono più niente perché non sono concorrenziali, e quindi devono investire in settori che sono al di fuori della concorrenza e che sono mercati sicuri e soprattutto mercati vergini, anche se
insomma, siccome no, non approfondiamo questa metafora, cioè, sono mercati vergini. E ora, appunto, il governo italiano in realtà è dentro questa logica. Per quello che hanno fatto, ma è spudorato, cioè quello che hanno fatto con l'ultima manovra è attaccare le pensioni, attaccare la sanità per costringere la gente a farsi la pensione integrativa e andarsi a curare da privati. E quindi ovviamente è una creazione dall'alto di domanda, no? Che poi nel momento in cui i gruppi speculativi investono in sanità e in pensioni, perché ripeto, sono questi, no? I punti di intervento, appunto vengono incontro, no? I gruppi speculativi vengono incontro alla domanda creata forzatamente dal governo. Cosa vuole Giorgetti? Giorgetti vuole mendicare qualche punto per le regalie all'impresa parassitaria. È questo, e quindi ovviamente ripeto, anch'io sono d'accordo che va sostenuto, però va sostenuto sapendo che lui vuole questo, cioè lui vuole regalare, vuole avere dei margini di manovra non per appunto fare politiche anticicliche, ma per tenersi buone le clientele dell'impresa parassitaria. Ovviamente poi in tutto questo c'è anche una partita, diciamo, intraeuropea, cioè che è sempre la solita questione, che siccome il mercato italiano è subordinato ormai in tutto e per tutto, l'apparato produttivo, scusa, italiano, ormai è subordinato in tutto e per tutto a quello tedesco, anche laddove c'è, perché poi no, da Bologna giù praticamente non c'è più. Però da Bologna in su, laddove c'è, laddove comunque continua a fare un po' di innovazione, però comunque sia un apparato subordinato. In tutto questo ci rientra anche la questione dell'attacco al lavoro, che prima o poi tornerà. Oggi Salvini parla di gabbia salariale. Quindi questa partita qui non è mai discosta, no, da quell'altra, dal punto di vista finanziario. Perché? Perché attaccando il salario degli italiani, questi pezzettini che noi si manda a assemblare in Germania costa meno, perché si agisce sul fattore lavoro, e oltretutto questo fa gioco anche perché, questo ormai si sa bene, è un apparato produttivo che basa la sua competitività sull'attacco al salario, non ha nessuna spinta all'innovazione, perché semplicemente può fare profitti pagando meno la gente, quindi non ha spinta all'innovazione, quindi può continuare in questa subordinazione. Questo vuol dire cosa? Che questa manovra e questo disegno non è sbagliato e non è irrazionale, è un disegno di classe, ma riesce, no? Quando si diceva, no, l'austerità è riuscita, l'austerità è riuscita, non è che è Per sbagliato. scusa, Nencio, sottolineo questa cosa qua di nuovo. So di essere pedante, ma siccome non lo dice nessuno, va detto ogni frase. È razionale proprio per il meccanismo che dicevo io, cioè è irrazionale dal punto di vista Dell'interesse generale. dell'interesse generale, anche della tenuta economica europea. È razionale dal punto di vista della capacità di estrazione di plusvalore di una piccolissima oligarchia europea su quel poco che rimane di economia reale, per poi spostarsi tutto su, appunto, sulla speculazione che viene allargata anche dall'esigenza. Poi, diciamo, il monopolio finanziario viene di più rafforzato proprio anche da questa esigenza di mettere molti soldi, tutti i nostri soldi, nelle pensioni integrative e nelle assicurazioni mediche, che poi alla fine vengano solo gestite dal monopolio finanziario che ha stelle e strisce, ma che è quello che garantisce che le bolle speculative continuino a crescere. Cioè noi abbiamo bisogno di fornire munizioni al monopolio finanziario statunitense, perché il monopolio finanziario statunitense è quello che continua a mantenere solido e in crescita il Ponzi scheme gigantesco delle bolle speculative degli asset in dollari. E questo è il giochino. Quindi, diciamo, non è razionale, bisogna sempre capire che siamo in una fase del capitalismo dove i soldi non si fanno con la crescita economica, i soldi si fanno con l'estrazione di plusvalore buttata nella finanza a discapito della crescita economica. Quindi, perché questo appunto diventa sempre difficile capire, ma come fanno ad avere l'interesse a che l'economia non cresca? Non è che è un interesse diretto a che l'economia non cresca, però se è il prezzo da pagare per garantire la possibilità di estrarre plusvalore e metterlo nelle bolle speculative, è un prezzo più che congruo da pagare, perché non lo pagano loro, lo paga chi lavora, ecco, lo paga la società in generale.
E con questo si può, magari si fa semplicemente un rimando, in retroscena su Giorgetti, sono sulla stampa a pagina 11, su Repubblica a pagina 3, però insomma uno poi diciamo, per gli amanti del genere, no, pornografia parlamentare e tutta questa roba qui, che in Italia comunque ci sono, tant'è vero, i giornali sono zeppi di questa roba, si può rimandare a questa roba qui. Per quello che si muove fuori dall'Italia, al di là della questione della guerra, su cui poi magari io chiudo con un riferimento, poi magari se ti sei guardato te C'è qualche una cosa giornale. molto bella, molto lunga, gli diamo un'occhiata veloce su Al Jazeera che proprio fa Ah. un bilancio totale, fatta veramente strepitosa, fatta benissimo. Questo si possono prendere sul manifesto, perché c'è diverse partite aperte nei paesi mediterranei, cioè in Spagna, in Portogallo e in Grecia. Allora, sulla Spagna, però me la sono persa. Sostanzialmente il primo ministro socialista uscente, Pedro Sánchez, ha ottenuto il via libera dei catalani all'investitura, cioè alla nomina al presidente del Consiglio, ecco, a pagina 9 sul manifesto, in cambio sostanzialmente di un'amnistia per quanto successo dopo il referendum, no? Per l'autonomia della Catalogna nel 14 e nel 17, con Puigdemont che ancora è esule, e quindi c'è E tra stato. l'altro, scusa Renzo, non so se l'avevi seguita, io non l'ho seguita, me l'avevano detto, poi ieri volevo chiedere a Granato mercoledì, ma poi non c'è stato tempo, che c'è stato un bel po' di casino, no, in Sì, Spagna. perché la destra più che altro è scesa in piazza, perché questa questione dell'amnistia, dall'Italia questa cosa spesso sfugge anche a quei pochi che si interessano di queste cose, però bisogna tenere presente che tanto, diciamo, la contrapposizione con la Spagna, ovviamente questa è una banalità dirlo, no? Una fonte di legittimazione per i partiti nazionalisti periferici, no, ci mancherebbe altro, è il loro core business, però allo stesso tempo c'è un nazionalismo spagnolista che si nutre, direi, molto più di anticatalanismo che non di antibaschismo. No, va bene. E l'anticatalanismo è un punto forte dell'identità della destra spagnola, no? C'è proprio un nazionalismo spagnolo che si definisce in contrapposizione al catalanismo, quindi è un gioco di specchi, no? Quello col catalanismo politico. E quindi quando c'è di mezzo, ripeto, più la Catalogna che i Paesi Baschi, la destra spagnola si incazza, insomma, si incazzano come spie. In tutto questo c'è questa questione. Che devo dire, io sui giornali italiani ho trovato molto poco dell'attentato a uno dei fondatori di Vox, che era l'ex segretario del Partito Popolare in Catalogna, per l'appunto, che gli hanno sparato in faccia. Ma sui giornali spagnoli questa notizia è un trafiletto in fondo, forse perché da noi ci è arrivata dopo, però appunto, si trova anche qui, no? Nella stessa pagina del manifesto, se scorri più in basso, il fondatore di Vox, ferito, punta il dito contro l'Iran, c'è questa pista iraniana, perché sembra lui fosse in contatto con l'opposizione iraniana, e quindi sembra siano stati gli iraniani, però comunque sia, questo gli hanno sparato in faccia, tanto così per lì. E quindi la situazione è complicata. Questo ha trovato un po' su tutti i giornali, meno si trova invece le notizie che riporta sempre il manifesto a pagina 8, con la corrispondenza dell'amico Goffredo Adinolfi da Lisbona sulla questione della crisi in Portogallo, dove praticamente il ministro Costa si è dimesso per uno scandalo di corruzione legato alla questione delle rinnovabili. Di preciso non ho capito, ci sono un po' di tentativi, diciamo, di mantenere lo stesso governo, che, diciamo, è un'alleanza di sinistra che gode dell'appoggio esterno, no? Della sinistra più radicale, cambiando primo ministro, però quanto dice Goffredo Adinolfi, che questo si segnala, sembra che non vada, insomma, a buon fine, quindi probabilmente ci saranno nuove elezioni. La cosa invece ancora più, diciamo, di nicchia, ma che a noi forse ci può interessare, è nella seconda parte della pagina, cioè sulla questione interna a Siriza. Anche questo è l'amico Dimitri Deliolanes, ricordiamo, lui era corrispondente della televisione pubblica
greca a Roma e poi dopo, però ho sempre collaborato anche col Manifesto. E c'è questa questione perché ricordiamoci che le primarie di Siriza sono state vinte da un finanziere che ha studiato in America e sembra ci siano problemi. Questo magari si può leggere anche qualcosa, anche se è tardissimo, almeno all'inizio forse si Sì, può. vai, vai, leggi, leggi. Dice: Siriza si sta avviando a passi da gigante verso la scissione. Il conflitto interno tra il nuovo presidente Stefanos Kasselakis e buona parte del vecchio gruppo dirigente ha preso ormai dimensioni esplosive. Dopo il matrimonio con il suo compagno a New York, Kasselakis è tornato in Grecia, ma le sue prime dichiarazioni da leader hanno infiammato i dirigenti del partito. Un po' perché ha difficoltà a esprimersi in greco, vabbè. È un po', no, perché i greci sono nazionalisti anche a sinistra, comunque. È un po' anche perché ignora del tutto la situazione in cui si trova il suo paese di origine. Kasselakis ha messo infine una gaffa dietro l'altra. All'Unione degli Industriali voleva esprimere apprezzamento verso lo spirito imprenditoriale e ha parlato di sostegno al capitale. Ancora peggio quando ha descritto la sua concezione della sinistra usando come punto di riferimento i democratici USA e via di questo passo, confondendo i sostenitori del partito e scandalizzando il gruppo dirigente. La vera linea politica del nuovo presidente sarà oggetto di dibattito nel congresso straordinario che però si terrà a fine febbraio. C'erano forti pressioni per anticipare la data, ma Kasselakis ha voluto disporre di più tempo per adeguarsi alla realtà del suo paese di origine, cioè sostanzialmente per vivere in Grecia almeno qualche mese, assumendo però il rischio di esporre Siriza a una controversia interna senza fine. Chi si è messo in prima fila nell'opposizione al nuovo presidente è la corrente di Siriza chiamata Umbrella, il cui esponente più qualificato è l'ex ministro Tsakalotos. E se Tsakalotos ha mantenuto la sua critica al presidente a livelli di civile dissenso, altri esponenti hanno sparato dal suo zero senza remora e talvolta anche attraverso mezzi di informazione di notissimo orientamento di destra. I collaboratori di Kasselakis hanno intimato al presidente di imporsi con l'espulsione dei quattro dissidenti maggiormente esposti. Kasselakis è dubbioso perché si tratta di ex ministri e di quadri che hanno svolto un ruolo importante nella formazione di Siriza. Vabbè, poi vediamo la chiusa. Il caso di scissione Siriza non sarà più il primo partito di opposizione, posto privilegiato dal sistema politico del paese. Il posto di Siriza sarà occupato dai socialisti del PASOK, anche loro peraltro travagliati da seri problemi di leadership. Poche settimane fa Tsipras ha avuto a Strasburgo un lungo colloquio con Papandreou, l'ex premier e figlio del fondatore del PASOK. Al centro della discussione è un progetto di collaborazione di Siriza con il PASOK, rovesciando l'attuale leader socialista Androulakis, uomo di scarse capacità politiche ed esposto ai ricatti della destra. Un progetto ambizioso che esige un Siriza compatto e aperto al dialogo. Finora Tsipras ha volutamente ignorato lo scontro dentro il suo partito, molti però contano su di lui per tornare sulla scena politica da protagonisti. E No, io questo. sottolineerei il fatto che appunto, cioè questa cosa qua in qualche modo, infatti mi sa che farò un pippone in questo senso qua, nel senso che appunto abbiamo visto tre casi, diciamo, di Europa mediterranea, poi il Portogallo, come mi dice il mio amico Ico, non so faccia sul Mediterraneo, però diciamo quando si parla di Europa mediterranea, siamo insomma inclini a includerci anche il Portogallo, che in questa fase qua appunto, quando si dice l'Italia isolata contro la UE, l'Italia isolata contro la UE perché quelli che sono in condizioni simili all'Italia non esistono in questo momento politicamente, la Spagna non c'ha un governo. Il Portogallo non c'ha un governo, la Grecia c'ha un governo di svendipatria proprio assoluti e un'opposizione di svendipatria più svendipatria di quelli che sono al governo. E quindi diciamo, cioè, nel senso c'è proprio una condizione di debolezza totale. Cioè, alla fine, paradossalmente, in questo momento qua, Giorgetti è la cosa più a sinistra che c'è nel dibattito sulla riforma del patto di stabilità in Europa. Cioè, rendiamoci conto di come siamo cazzo ridotti. Quindi qui anche per rilanciare un pochino la nostra vecchia, diciamo, amore, che è quello di rilanciare il fatto, no, dell'Unione Mediterranea, insomma, ci vorrebbe un movimento politico transnazionale di questi paesi qua che mettesse appunto all'ordine del giorno le cose che ci uniscono insomma, in questa partita qua, contro l'Europa continentale, che è a sua volta completamente assoggettata al capitalismo a stelle e strisce. Quindi diciamo siamo in una fase, cioè se non ora quando in qualche modo, cioè,
cosa cazzo si sta aspettando insomma, a porre insomma, in termini politici insomma, queste rivendicazioni che sono proprio necessità storiche del sistema produttivo complessivo di tutto il sud dell'Europa che ormai è completamente sbrindellato e si appresta ad esserlo ancora di più. Poi c'era altro, Nenchus? Sì, no, a parte le curiosità che quelle me le tenevo in fondo, sulle questioni rimanendo all'estero, sulla questione della guerra, ovviamente fra le tante cose c'è un po' questa cosa che la ripropongo sempre, il mio pallino, perché c'è la guerra a Gaza, però in realtà i territori palestinesi sono anche quelli della Cisgiordania, no? Le quali ci si occupa sempre poco. Allora sul Corriere della Sera, pagina 5, così poi ti do la parola, però c'è un reportage di inviato. Di solito negli Stati Uniti, mi pare ora il nome, eccolo qui, di Lorenzo Cremonesi, tra i coloni della Cisgiordania. È senz'altro, insomma, è senz'altro interessante perché appunto c'è l'altro fronte che non può assolutamente essere ignorato. Leggo l'incipit, poi lo segnalo, si fa leggere, però è senz'altro interessante, dice: deportiamo i palestinesi. Sino a soltanto pochi anni fa era un tabù, anche i coloni ebrei più estremisti evitavano di parlarne ad alta voce e senz'altro non con i giornalisti stranieri. Ma dal 7 di ottobre è caduta qualsiasi barriera, non ci sono più paraventi o ritrosie. Ciò che prima era nascosto è diventato opinione comune, anzi viene guardato con sospetto chiunque non la condivida. Nakba Shtaim. La chiama qui la gente per la strada con un misto di arabo ed ebraico. La Nakba per i palestinesi è sempre stata la catastrofe, l'espulsione di 700.000 persone dalle terre del neonato Stato di Israele nel 1948. Shtaim in ebraico significa due, dunque seconda Nakba, la seconda cacciata degli arabi dalle terre di Israele, biblica, dell'Israele biblica, a completare l'opera iniziata 75 anni fa. E quindi è un reportage, diciamo, fra i coloni della Cisgiordania, che è senz'altro interessante da prendere presente, perché, ripeto, giustamente tutte le attenzioni sono focalizzate su Gaza per quanto sta succedendo, però l'impressione, un po' non da esperto, però che mi sembra a me che però il cuore ideologico della questione è Cisgiordania, cioè lì c'è la questione militare perché c'è una resistenza, no? Più attiva, più violenta, senza dare, no, connotazioni, e quindi i riflettori sono puntati lì, però la questione grossa politica di legittimità sia da parte del governo israeliano sia da parte, no, del governo palestinese, e poi i fulcri anche simbolici della questione sono Cisgiordania, e quindi mi sembra tutte le volte che c'è anche una riflessione su questo, mi sembrava utile No, no, assolutamente. Tra iniziare. l'altro, diciamo, appunto, è tema di dibattito, diciamo, sulla stampa mainstream internazionale, appunto, questa è foreign policy, che sottolinea come, diciamo, la divisione tra i soldati e i coloni in Cisgiordania si stia sempre più in qualche modo sfocando, sfumando in qualche modo, e questo ci riporta un pochino anche a portare un po' di cautela quando si parla di civili in Israele. Attenzione, perché i civili in Israele comunque, ad esempio all'interno dei kibbutz, sono armati di tutto punto e sono coloni occupanti, quindi diciamo è sempre la distinzione va un po' moderata. Questa invece è Al-Mayadeen che dice, appunto, riporta però stampa israeliana dicendo, appunto, Israele ha paura di un'intifada in Cisgiordania. I media israeliani, i report dei media israeliani suggeriscono che c'è apprensione dentro le istituzioni di sicurezza e militari dell'entità occupante per quanto riguarda un potenziale terzo fronte che si potrebbe aprire con lo scoppio di un'intifada nella West Bank. Avevamo visto sin da subito, diciamo, mi sembra quando nel caso del massacro dell'ospedale Al-Ahli, appunto, che la gente era scesa in piazza
piazza e si era insomma scontrata con l'autorità palestinese al nome di Al-Akbar, di siamo tutti con Hamas. E vediamo un attimo, dopo di quello, diciamo, ci sono stati vari episodi. C'è stato un episodio importante che non ho seguito bene, però mi sembra nel campo, non so se sempre a Jenin, no, non era a Jenin. Comunque c'è stato uno scontro abbastanza importante tra le forze armate israeliane e la resistenza palestinese in un campo profughi negli ultimi giorni, dove appunto alla fine sono morte credo una cinquantina di persone, e poi le forze armate israeliane ieri si sono ritirate. Però potrei anche aver dato qualche informazione un po' fuorviante, perché non mi ricordo bene, non ho ricostruito bene l'episodio. Comunque insomma, l'escalation sia all'interno delle componenti palestinesi, sia tra palestinesi e israeliane, abbastanza incandescente, quindi questo è da tenere sott'occhio. Ma volevo rapidamente farvi vedere questo, tanto è aperto questo qua, è gratis questo link qua, e qui ce l'ho tradotto in italiano, questa bellissima paginata di Al Jazeera, che in qualche modo ricostruisce, fa un po' un bilancio di cosa è successo fino ad oggi: gli attacchi di Israele a Gaza, le armi e la portata della distruzione, no? E fa un po' un elenco di robe, una infografica abbastanza interessante è sul col, diciamo, la quantità di esplosivi, di potere esplosivo utilizzato da Israele per radere al suolo Gaza. Appunto dice la singola bomba, ad esempio questa, quella usata in Afghanistan nel 2017, il Moab, sono 11 tonnellate. Quella invece, quest'altra, la bomba russa, la madre di tutte le bombe, il FOB, sono 44 tonnellate. Quando appunto la gigantesca esplosione che vi ricordate di Beirut, no? I silos pieni di nitrato d'ammonio al porto di Beirut, che ha ucciso 218 persone, erano 1000 tonnellate di esplosivo. Little Boy, cioè la prima bomba, la bomba insomma, tirata su Hiroshima nell'agosto del 45, era l'equivalente di 15.000 tonnellate. E ad oggi la quantificazione un po' grossolana, diciamo, di quanto appunto utilizzato a Gaza dal 7 ottobre ad oggi è 25.000 tonnellate, quindi due Hiroshima dentro una prigione a cielo aperto. Abbastanza scioccante, diciamo, questo dato. Poi qui c'è un altro piccolo elenco, dice sono state distrutte circa metà delle case di Gaza, 220.000 unità residenziali danneggiate, 40.000 completamente distrutte, in un appunto, ricordiamo, un posto della popolazione poco superiore ai 2 milioni. 278 scuole danneggiate, 270 attacchi a strutture sanitarie, 69 attacchi a luoghi di culto, incluse moschee e chiese, 45 ambulanze danneggiate e 11 panifici, anche c'è questo dato. Ma ancora impressionante è, c'era una mappa anche. Scusate. E appunto nella parte nord di Gaza siamo al 30-40% degli edifici toccati. Quindi è quello che si diceva, appunto, si è detto dall'inizio, appunto, il piano non può che essere, ecco Axel che interviene, non poteva che essere quello di radere completamente al suolo il nord di Gaza, per poi permettere appunto l'utilizzo di bombe che vadano più in sotterraneo per attaccare i tunnel, la metropolitana di Gaza, no? Come si chiama? E qui appunto c'è la mappa e si vede appunto in queste zone di concentrazione qua, queste H sono gli ospedali, in queste zone di concentrazione qua vedete tutto un rosso continuo, perché appunto è diciamo tutto aree enormi che sono piccole cittadine, in qualche modo corrispondenti a piccole cittadine completamente rase al suolo, no? E poi infatti le immagini
dei droni, cioè questa è quella storica che viene sempre fatta vedere, ecco, qui si vede abbastanza bene, qui ancora, e quindi insomma c'era questo report qui. L'ultima cosa che volevo però dire, sempre riguardo il Medio Oriente, è appunto sia People's Dispatch che Arab News, che sono i sauditi, sottolineano che comunque in questa situazione qua l'amicizia arabo-iraniana è una realtà geopolitica, come titola People's Dispatch. Dice: la visita del presidente Ibrahim Raisi a Riyadh e le relazioni Iran-Arabia Saudita stanno rapidamente acquisendo un livello qualitativamente nuovo di solidarietà nel contesto del conflitto israelo-palestinese. Quindi questo lo sottolineerei anche perché, appunto, diciamo, giustamente c'è un dibattito su quanto, diciamo, i vicini arabi siano titubanti a intervenire a gamba tesa per cercare di perlomeno ostacolare il genocidio a Gaza, e appunto ci si interroga anche sulle cautele, tutto sommato, dell'Iran stesso. Però appunto questa è una prospettiva interessante per capire questa dinamica qua, perché in qualche modo ci dice che l'Iran probabilmente sta adoperando alcune cautele, non solo perché ovviamente, diciamo, un conflitto diretto con Israele sarebbe con le portaeree americane lì al largo di Israele sarebbe abbastanza autodistruttivo, ma anche perché probabilmente stanno cercando di trovare una via comune tra i paesi arabi che quindi tenga insieme un po', diciamo, la posizione più militante dell'Iran a quella più dialogante dell'Arabia Saudita. Quindi va un po' vista anche, nonostante, diciamo, sia difficile di fronte al massacro, no, a cui siamo di fronte, tenere un po', insomma, ma mantenere la lucidità. Però bisogna anche un po' capire che c'è qualcosa anche di più ampio, di più strutturale che si muove. Quindi dice: l'imminente prima visita del presidente iraniano Ibrahim Raisi in Arabia Saudita il 13 novembre segna una pietra miliare nel riavvicinamento tra i due paesi mediato dalla Cina a marzo. Le relazioni stanno rapidamente acquisendo un livello qualitativamente nuovo di solidarietà nel contesto del conflitto israelo-palestinese. Ciò segna uno spostamento delle placche tettoniche nella politica regionale, che è stata a lungo dominata dagli Stati Uniti, ma non è più tale. L'ultima iniziativa Cina-Emirati Arabi Uniti di lunedì per promuovere un cessate il fuoco a Gaza si è conclusa con uno straordinario spettacolo diplomatico presso la sede delle Nazioni Unite a New York, mentre gli inviati dei due paesi hanno letto insieme una dichiarazione, a questa me l'ero persa, una dichiarazione congiunta ai media. Gli Stati Uniti non si vedevano da nessuna parte. Gli eventi successivi al 7 ottobre rendono abbondantemente chiaro che il tentativo degli Stati Uniti di integrare Israele nel suo vicinato musulmano, secondo i suoi termini, è un sogno irrealizzabile, almeno finché Israele non sarà disposta a trasformare la sua spada in vomeri. La ferocia degli attacchi di vendetta israeliana contro la popolazione di Gaza sa di razzismo e genocidio. L'Iran conosceva da sempre la bestialità del regime sionista. Anche l'Arabia Saudita deve essere in uno stato d'animo moderato dopo il campanello d'allarme secondo cui deve prima di tutto imparare a vivere nella sua regione. E quindi va bene, qui comunque, visto che siamo in chiusura, è molto interessante questa cosa, cioè, nel senso, attenzione, perché ovviamente quello che sta succedendo sul terreno cioè, diciamo, non è assolutamente, non è un prezzo che nessuno si può immaginare sia legittimo pagare per qualsiasi, diciamo, cambiamento geopolitico. Però manteniamo un po' la lucidità su quello che sta succedendo, nel senso che, appunto, il processo di avvicinamento non si tratta tanto di interrompere il processo di dialogo tra l'Arabia Saudita e Israele, si tratta più che altro di vedere se c'è la possibilità a livello regionale di trovare una quadra per imporre a Israele un cambio di rotta abbastanza drastico, per cui, e che è quello che cioè Israele come attore regionale e non come spina nel fianco finanziata dagli Stati Uniti per mantenere in una condizione di strutturale instabilità tutta l'area. Questa partita qua, purtroppo, so che è cinico dirlo, però va oltre il genocidio di Gaza, ecco, e quindi, nel senso, bisogna un po' sempre tenere in piedi
in mente questa partita qua, che appunto è fondamentale per la risoluzione del conflitto a livello regionale, che va ben oltre. Ricordiamoci, appunto, noi vediamo il massacro di Gaza, ma ricordiamoci che il massacro in Iraq è stato 10 volte più feroce, il massacro in Siria è stato più feroce. Quindi, nel senso, a noi ora, giustamente, soprattutto perché è ovviamente un'operazione proprio di genocidio sistematico e totale verso una gabbia, e quindi fa tutta l'impressione. Però, diciamo, non è che è il massimo della ferocia che abbiamo visto. No, magari il massimo della ferocia, sì, però della portata complessiva dell'instabilità del Medio Oriente che abbiamo visto negli ultimi anni. Quindi, diciamo, questa partita qua continua a essere aperta e non va in direzione dell'interesse di Israele in qualche modo. Scott Ritter questo lo sta dicendo da un po', cioè al quadro macro Israele non sta vincendo. Cioè, poi che vinca a Gaza perché massacra la gente, sì. Però che vinca perché ottiene, diciamo, l'agenda israelo-statunitense, va avanti, questo no. E quindi questo è abbastanza importante, anche perché in Israele qualcuno se incomincia a rendere conto. Infatti Netanyahu non è che sia così amato. Poi sei nel mezzo della guerra, la gente in Israele è incazzata nera, cioè nel senso vorrebbe veramente un olocausto degli arabi. Quindi non è che puoi tirar giù Netanyahu ora, però Netanyahu è in grosse difficoltà politiche e penso che succederà qualcosa, ecco. Purtroppo, no, purtroppo, diciamo, è un eufemismo, sembra una cazzata, però ovviamente, diciamo, questo è inaccettabile, che questo succeda mentre c'è un genocidio, e quindi la priorità è fermare il genocidio, e questo ci mancherebbe altro. Però non è che il resto del mondo poi si blocca perché è in corso un genocidio. Il genocidio c'è e la geopolitica va avanti. Non so se c'era qualcos'altro. No, due cose sulla stampa, pagina 25. Oggi cominciano le finali, c'è il master dell'ATP. Da una parte c'è un'anticipazione del libro di Yannick Noah che esce oggi, che parla insomma di lui, di Panatta. C'è questa questione, c'è una cosa un po' più sotto i riflettori, perché c'è per la prima volta un italiano che compete ad alti livelli, no? Sinner, in queste finali. C'è stato questo accostamento con Panatta, io, per quanto mi riguarda, assolutamente. Sono due cose inaccostabili, al di là del fatto tecnico, al di là del fatto che Panatta ha vinto uno slam, Sinner magari lo vincerà, no, non c'è dubbio. Però la questione di Panatta è che lui, Panatta è nella storia dello sport italiano, perché ha preso uno sport che era praticato da quattro vecchi aristocratici un po' rincoglioniti in qualche circolo nel mezzo ai platani, e l'ha portato a essere, non so se il secondo o il terzo sport nazionale. Cioè lui ha rivoluzionato il mondo del tennis. Quindi le due figure sono, secondo me, non paragonabili. E più, Noah parla delle differenze, che su questioni tecniche, differenze fra il gioco di allora e il gioco di ora. No, era un altro molto spettacolare, come del resto Panatta. Quindi per gli appassionati di sport questo è senz'altro interessante. E finalmente, per rimanere allo sport, Fatto Quotidiano, però pagina 14, intervista al compagno Cosmi: la mia Perugia alla deriva, ora aiuta a battere la destra. Poi c'è anche la questione, no, che Cosmi è stato reso celebre, a sua volta ha reso celebre Crozza quando gli faceva l'imitazione. Ora Crozza imita Bandecchi, che è il sindaco di Terni, il quale ha candidato come suo uomo a sindaco di Perugia un ex giocatore del Perugia dei tempi in cui Cosmi era allenatore. Quindi insomma c'è anche tutto questo intreccio. Poi Cosmi è uno simpatico, insomma, quindi l'intervista è senz'altro divertente. Lui, gli hanno chiesto di candidarsi proprio personalmente a sindaco, questo l'ha rifiutato, però dice: darò una mano. Insomma, è una cosa divertente e senz'altro da segnalare. Belle, belle le imitazioni di Cosmi erano notevoli, notevoli. Va bene, siamo giunti alla conclusione. Col Nencio ci rivediamo venerdì prossimo. Noi ci vediamo. E chi faccio questo appello, non lo faccio mai, però mi sento di farlo. Chi ieri non ha visto la diretta di Otto Volante, consiglio di andarsela a rivedere, perché secondo me è una delle dirette top che abbiamo fatto fino ad oggi. Un sacco di roba che poi in buona parte, diciamo in parte, abbiamo replicato anche nel pippone di stamattina, che include l'intervista importante, grossa, di cui siamo particolarmente orgogliosi, a Consip
Konstantin Simonov, però invece sul fronte medio orientale, per il fronte medio orientale, insomma, l'ottovolante ieri ha parlato appunto di nuovo di integrazione del supercontinente eurasiatico, un po' quello che ci siamo portati a casa dal summit, dal forum economico eurasiatico di Verona a Samarcanda, dove eravamo la scorsa settimana. E invece domenica parleremo di Medio Oriente con Fabio Mini, con Matteo Capasso, che se non lo conoscete vi consiglio assolutamente di andarvi a spulciare le robe che scrive, perché assolutamente è una Marie Curie tra Ca' Foscari e la Columbia University, che con famiglia in Palestina, quindi diciamo molto appassionato ma molto anche lucido nell'analisi. Ci spiegherà un pochino appunto tutte le dinamiche regionali che comunque ancora facciamo, non abbiamo abbastanza strumenti ancora per interpretare in modo razionale e sensato, e poi chiuderemo con invece sempre il nostro mitico Dall'Aglio, che è ancora a Sofia, per insomma fare un po' un punto della situazione in Ucraina. C'è stato diciamo l'evento principale di questa settimana, sicuramente lo scontro che si è aperto tra Zelensky e un'altra parte di classe dirigente ucraina, a partire dai generali. Poi c'è stato anche l'attentato all'assistente di Zaluzhny, insomma è la situazione abbastanza interessante. Grazie ancora, grazie Nencio, a domenica sera, buon weekend a tutti, baci 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 baci. Ciao ciao.